Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio riprendere una tipologia di video, ragazzi, che personalmente mi piace tantissimo filmare, ma so che è anche una delle vostre preferite in assoluto di sempre sul mio canale, ovvero compro la cosa più economica da. Ero sul sito Cartier e mi sono resa conto che non abbiamo mai fatto questa tipologia di video con Cartier, quindi oggi recuperiamo subito! Non so che cosa aspettarmi da Cartier perché è uno dei brand più costosi che siamo mai andati a prendere per questa tipologia di video, quindi non so quanto potrà costare la cosa più economica di Cartier e onestamente sono anche un po' spaventata perché appunto qualsiasi sarà la cosa più economica io dovrò acquistarla. Ho già pronto il mio computer, quindi andiamo subito sul sito Cartier, andiamo a vedere magari prima le cose super costosissime che secondo me saranno sui 6 zeri e poi andiamo a ricercare la cosa che costa di meno su tutto il sito. Ed ecco il sito Cartier. Allora, bellissimo sito, naturalmente qui già ci prepariamo a vedere delle creazioni dei gioielli meravigliosi. Tra l'altro c'è anche adesso la collezione anche di pelletteria, quindi borse e piccoli accessori in pelle. Allora io direi di iniziare proprio con alta gioielleria. C'è questo collier bellissimo di diamanti e pietre nere. Andiamo a cliccare, vediamo se ci fa vedere il prezzo, perché secondo me manco ce lo fa vedere il prezzo, cioè noi quelle cose sono troppo prestigiose, il prezzo manco te lo facciamo vedere perché tanto, cioè, è bellissimo, oh mio Dio, è stupendo ragazzi, cioè, è meraviglioso questo collier, ma fatemi capire il prezzo, perché non mi dite il prezzo? No, probabilmente qui su questa tipologia di gioielli appunto non ti fanno neanche vedere il prezzo della serie, se lo vuoi vieni in negozio, ti squadriamo per bene, poi in caso ti diciamo il prezzo, ma in caso. Ritorniamo su alta gioielleria, vediamo l'altra linea che è tutto in francese, io non mi accingerò neanche a provarci a pronunciare questi nomi in francese. Ok, una collezione dedicata agli animali, credo sia un bracciale con pantera e giraffa, tra l'altro negli occhi hanno degli smeraldi, cioè wow! Però sì, noto che qui c'è addirittura la zebra con l'alligatore, però appunto noto che in questa sezione di alta gioielleria i prezzi non ce li fanno vedere proprio. Lascerei stare l'alta gioielleria perché appunto abbiamo capito che lì di cifre non si parla proprio e andrei direttamente sulla gioielleria, che dovrebbe essere per i comuni mortali, che almeno ci fanno sapere quanto costa. La linea Love la conosciamo tutti, ma io andrei prima a vedere la collezione Panthère. È una delle linee più classiche, insomma, di Cartier. Andiamo a leggere intanto la descrizione, che so che vi piace particolarmente in questa tipologia di video. Panthère de Cartier, gioielli iconici, disegno, mise en pierre, pavé, incastonatura. Tutti questi elementi contribuiscono a raffigurare il felino in tutta la sua vitalità. Non si tratta di voler imitare la natura, bensì di renderle omaggio, di instillare vita nell'animale e connotarlo di una forte personalità. Io adoro, perché queste descrizioni praticamente sembrano super 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 fancy, no? Bellissime, però poi in realtà, cioè, dicono veramente poco. Quindi, però a me piace particolarmente leggerle immedesimandomi, tipo nel commesso di Cartier, che tu sei là e tipo ti senti tipo minuscolo, e tipo lui ti parla tipo sì, perché questa linea, no? Allora, direi, allora qui intravedo i prezzi e i primi prezzi che vediamo sono già di per sé, oh mio Dio, praticamente qualcosa di appunto più alto di quanto mi aspettassi, devo essere onesta. Vedo il bracciale Panthère de Cartier che costa 29.600 euro. Andiamo a vederlo più da vicino. È meraviglioso perché ovviamente è tutto fatto d'oro con la testa della pantera, tutta fatta di diamanti con gli occhi invece che sono smeraldi. Cioè, una roba, ragazzi, non si può dire che non sia bellissimo questo bracciale. Cioè, è veramente, veramente stupendo. Però, appunto, ad un modico prezzo di quasi 30.000 euro. Mi piace il fatto che si possa addirittura anche ordinare direttamente online, perché molto spesso questi siti con gioielli costosissimi non ti fanno neanche ordinare online oltre un certo prezzo, mentre da Cartier si può praticamente. La mia carta di credito ha un limite che sicuramente non arriva a 30.000 euro, quindi neanche volendo potrei acquistare questo bracciale così online, così. Qua non ci descrivono neanche più di tanto il bracciale, praticamente sta tutto nei materiali, quindi è nella bellezza del bracciale. Due righe solo per dire di cosa è fatto e basta. Cliccando
sulla collezione Panthère, appunto non abbiamo solo quel bracciale ma c'è anche l'anello da 17.500 euro se volete, cioè nel senso non è che c'è solo quello, abbiamo anche il bracciale che costa molto molto meno, che praticamente confrontandolo a quello da 29.600 euro, questo da 8.800 mi sembra da poveracci. Poi abbiamo la collana Panthère de Cartier, oro bianco, onice, smeraldi e diamanti di soli 27.400 euro, appunto tutto acquistabilissimo subito. I due anelli in oro bianco ed in oro giallo rispettivamente 12.700 euro e 11.900 euro. Io però vorrei andare a vedere se c'è la possibilità di filtrare per prezzo da più alto a più basso e viceversa, e vedo che c'è effettivamente la possibilità. Ordina per consigliati, a questi sono i consigliati, prezzo più basso, prezzo più alto. Io andrei un attimino a vedere con voi il prezzo più alto perché mi incuriosisce troppo. Oh mio Dio, stavo per... mi è mancato il respiro per un attimo, ragazzi. Ok, allora qui non ci fa vedere prezzi nella prima riga, ma questo sotto, la collana Panthère de Cartier, cioè mi sto impaperando perché non riesco neanche a pronunciarlo, ragazzi, ha un costo di 446.000 euro. Non mi fa vedere la collana in oro giallo, quindi vediamo oro rosa, oro bianco. Molto molto bella con questa pantera, con tutti i diamanti fatti tipo a cascata, cioè è stupenda. E questa, ragazzi, ha un costo di 433.000 euro, IVA inclusa però, quindi tranquilli, l'IVA non ve l'aggiungiamo, sono solo 433.000 euro. Io penso che questo sia il prezzo più alto che noi abbiamo mai visto in tutti i video che io ho fatto di questa categoria con tutti i brand Tiffany & Co. Abbiamo visto Fendi, Prada, Fendi non sono sicura, penso di sì, Prada, Dior, cioè veramente non ho mai incontrato un prezzo del genere. Vediamo la descrizione, che anche qui è veramente veramente breve, cioè nel senso loro dicono: non vedi che è tutto fatto di diamanti? Brutto buzzurro, non vedi che sono solo diamanti, smeraldi, oro bianco? Cioè secondo te dobbiamo descrivere? Assolutamente no. Quindi scrivono: collana Panthère de Cartier, oro bianco, ornata di due occhi di smeraldo, meno male sono due, 11 macchie in onice, un naso di onice e 614 diamanti, ragazzi, da 16, cioè se totali credo 16,25 carati, cioè rendiamoci conto. Devo riprendermi da questo costo perché non me l'aspettavo, cioè non mi aspettavo veramente di vedere un prezzo del genere. Notare però che questa qui non è acquistabile, infatti non posso aggiungerla al carrello, mi dice semplicemente trova in boutique, contattaci, prenota un appuntamento eccetera eccetera, ma non me la fa acquistare. Vediamo un'altra linea di gioielli, in questo caso andrei a vedere la linea Love, anche qui facciamo prezzo, ordina per prezzo più alto, così ci rifacciamo un po' gli occhi prima di andare a cercare le robe che costano di meno. Boh, vabbè ragazzi, però in confronto ai 430.000 euro, cioè questo qua mi sembra cheap, mi sembra tipo la roba del mercato dei cinesi, cioè solo 68.000 euro, cioè ragazzi di cosa stiamo parlando, cioè oh mio Dio. Vi immaginate che per sbaglio clicco acquista e tipo continuo, no. Allora, bracciale Love con pavè, anche qui descrizione molto molto breve perché Cartier non ha bisogno neanche di descrizioni, cioè loro sono troppo su, capito? Sono troppo troppo in alto per poterti mettere la descrizione, cioè o già ci conosci o sono fatti tuoi. Fighissimo, si può anche aggiungere l'incisione volendo, se vogliamo, insomma, e penso che questo sia anche gratis, quindi cioè se spendi 68.000 euro l'incisione te la regaliamo noi della serie. E questo è effettivamente acquistabile perché si può aggiungere alla shopping bag ed acquistare comodamente online. Io adesso mi sono un po' impuntata e voglio vedere la cosa che costa di più. Ok, mi sono impuntata e voglio vedere sia la cosa che costa di più che poi quella che costa di meno che andremo effettivamente ad ordinare. Ho sempre questa piccola ansietta che mi dice che la cosa che costa meno saranno comunque 10.000 euro, quindi mi sta venendo un po' appunto un po' di strizzetta. Allora, vediamo la linea Juston Clou. Beh, qui solo 3.700 euro, ragazzi, apro la pagina, 3.700 euro, ma ormai, cioè dopo che abbiamo visto quei prezzi là, veramente mi sembra niente. Andiamo anche qua ad ordinare per prezzo più alto, rifacciamoci un po' gli occhi.
quello che costa di più, oh mio dio, che qua stavo per avere un minimo mezzo infarto praticamente. Ok, Nico, riprenditi. Qui abbiamo il bracciale Juste un Clou in oro bianco e diamanti da 387.000 euro, cioè... Oh mio Dio, meraviglioso, stupendo, avrei probabilmente paura ad andare in giro con una cosa del genere che brilla da lontano praticamente. Non so, cioè quanti diamanti ci sono qua sopra, vi prego. Bracciale, manchette, Juste un Clou, oro bianco ornato di 2352 diamanti, taglio brillante. 2352 diamanti, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? Anche questo, cioè qui, questo costa un po' meno della, del bracciale l'altro, ma siamo su 387.000. Anche questo non è acquistabile online. Si può contattare la boutique o si può ordinare al telefono, però anche molto comodamente. Se volete acquistarlo, ragazzi, molto comodamente prendete il telefono e insomma e lo acquistate. Di collezioni ce ne sono veramente tantissime, mi sto rendendo conto in questo momento, cioè davvero davvero tante. Andiamo a vedere ancora la collezione diamanti, che questa mi ispira particolarmente. Anche qua ti fanno vedere l'anello da 3350 euro, dici vabbè non è niente. Andiamo a vedere il prezzo più alto. Ragazzi, e qui abbiamo battuto il prezzo di prima per poco, ma l'abbiamo battuto perché c'è la collana, oh mio Dio, Reflection in inglese, in francese non lo so, Reflection de Cartier da 444.000 euro, oh my gosh, questa 264 diamanti taglio brillante e 132 diamanti taglio baguette, io sono scioccata, è veramente bellissima, cioè è stupenda questa collana, è veramente veramente stupenda, ma oh mio Dio, 444.000 euro, ragazzi, ok? Io penso che come mezzi infarti sono già a posto per oggi, andiamo a cercare quello che costa di meno con la speranza che non siano troppi zeri per me. Andiamo su gioielleria e vediamo, anzi clicchiamo su gioielleria, vedi tutte le collezioni e poi proviamo un attimino il prezzo più alto, tanto per... C'è qualcosa che effettivamente batte il prezzo di 444.000 euro, ragazzi, ed è un orologio. Vediamo solo questo ancora come prezzo esorbitante. L'orologio Clash Unlimited. Movimento al quarzo, modello medio, cassa in oro rosa, quadrante in oro rosa, ornato di 292 diamanti, taglio brillante, lancette a forma di gladio in acciaio rosato, che cos'è a forma di gladio, che cosa significa, manco lo so, vetro zaffiro, mitaine, oh mio Dio, che cosa significa, non lo so, aiuto, in oro rosa, ornato di 1308 diamanti, taglio brillante, cioè, 1308 diamanti, non riesco neanche a pronunciarlo, wow! Contattaci per maggiori informazioni su questa creazione Cartier. Ovviamente non è acquistabile online, ma non me lo fa neanche vedere, cioè scusami, dov'è questo orologio? Dov'è? Cioè che cos'è questa? E la custodia? No, fatemi capire un attimino. Cioè, è talmente figo questo orologio che non sei pronto per vederlo, capito? Questo è il discorso, ti fanno vedere la custodia perché... Per vederlo, già solo per vederlo devi pagare tipo 30.000 euro, non sto scherzando, no, però non capisco dove, cioè, è questo l'orologio, fatemi capire voi perché vi giuro, a me non è chiaro. Abbiamo scoperto che la cosa più cara sul sito di Cartier sono 475.000 euro, quello che costa di meno tra tutti i gioielli, e non alta gioielleria, ma gioielli normali, è l'orecchino Love, tra l'altro molto carino. Oro giallo 610 euro, ok, in confronto ai prezzi di prima, che qua ho tirato un po' un sospiro di sollievo, perché veramente, molto molto bello questo orecchino, non è tanto famoso come tutti gli altri gioielli della linea Love, cioè tipo gli anelli, i bracciali sono famosissimi, gli orecchini non li conoscevo, non sapevo neanche che esistessero, però devo dire, per 610 euro, scusatemi, mi date un orecchino solo o due orecchini?
Cioè, un orecchino solo mi date per 610 euro, almeno datemi entrambi, cioè nel senso, cosa faccio? Non è che ne compro solo uno, cioè, no, boh, vabbè, si può utilizzare anche solo un orecchino, però almeno 610 euro la coppia, non lo so, comunque vabbè, anche questo fatto d'oro, bla bla bla, qui diamanti non ce n'è, perché altrimenti gli zeri sarebbero altri tre. Direi di proseguire la nostra ricerca con la speranza che appunto ci sia un'altra categoria che costa meno rispetto alla gioielleria. Vediamo la categoria orologi, vedi tutte le collezioni, ok, tutti gli orologi, e andiamo a vedere per prezzo più basso. Anche qua molto utile il fatto che ci sia la possibilità di ordinare per prezzo più basso, perché non tutti i siti hanno questa opzione ed è molto complicato andare a filmare questa tipologia di video, quindi grazie Cartier. Prezzo più basso, allora, ok. L'orologio che costa di meno su tutto il sito Cartier è l'orologio Rondemust, vabbè non lo so, di Cartier, da 2.800 euro, che tutto sommato per essere un orologio di Cartier appunto non è tanto, anzi direi che il prodotto che costa meno sul sito Cartier non lo troveremo nella sezione orologi. Quindi proseguiamo. Una cosa che mi dà molta speranza è la categoria Art of Living, quindi direi, ok, ci sono anche le borse, però anche accessori personali, casa, strumenti di scrittura e cancelleria, potrebbe essere interessante come cosa, quindi mi fa vedere, mi fa vedere borse, ok, per categoria, ok, vediamo tutte le borse, ordina per prezzo più basso, vediamo, anche se secondo me qua sono esorbitanti, ok. La borsa che costa meno è questa con catena modello micro Double C de Cartier, disponibile in rosso, bordeaux, rosa e nero, da 1.120 euro, che onestamente se confrontiamo con borse Chanel, borse Dior, è anche poco. 1.120 euro per adesso, quello che costa meno sono ancora gli orecchini Love, anzi l'orecchino singolo Love. Quindi sempre nella sezione Art of Living proviamo a vedere tra gli accessori personali. Allora vediamo che cosa c'è, c'è un po' tutto un mix in questa sezione, vediamo prezzo più basso. Ok, ok ragazzi, abbiamo trovato queste fasce Panther in the Jungle da 200 euro e quindi già mi si è tolta tutta l'ansia veramente, quindi per adesso la cosa che costa di meno sono proprio queste, appunto le chiamano fasce, ah ok, è tipo un fazzolettino che puoi legare al collo, oppure presumo si possono indossare anche sulla borsetta. 200 euro, aggiunge la shopping bag, ok, qui ragazzi ci siamo, qua siamo già messi bene. Andiamo a vedere se c'è qualcosa che effettivamente costa ancora di meno. Altra mini sezione nel Art of Living è la sezione casa. Secondo me qua potremmo effettivamente trovare qualcosa che costa ancora meno delle fasce da 200 euro. Di solito la sezione casa è quella che dà più soddisfazione in termini di prezzo basso. Andiamo a vedere. Gioco di carte, oh mio Dio, un mazzo di carte da 265 euro, ragazzi. Allora, vediamo. Ordina per prezzo più basso, così vediamo. Ok, e qui effettivamente abbiamo trovato qualcosa che costa ancora meno rispetto alla fascia da 200 euro, perché abbiamo... Allora, a parte che abbiamo queste candele profumate, che sarei molto curiosa di provare, da 196 euro, ma c'è il set di due taccuini che costa 180. Set di due taccuini entrelacé de Cartier. Io adoro la parola taccuino perché mi ricorda tipo il 1800. C'è qualcuno che ancora usa la parola taccuino? Adoro che lasciano queste parole in francese, un po' qua, un po' là, perché fa molto figo. Set di due taccuini entrelacé de Cartier. Non so che cosa significhi. Carta proveniente da foreste sostenibili, bravi, bravi, questo ci piace. Ma effettivamente però, scusatemi, di che cosa sono fatti questi taccuini? Cioè, la carta, ok, è carta, le pagine sono fatte di carta, ma la copertina di che cosa è fatta? Di pelle umana? Cioè, perché non lo dicono? Al momento non disponibile online, tra l'altro, quindi neanche volendo potremmo acquistarli questi. Vabbè. Tanto io il taccuino in pelle umana non lo voglio, quindi direi di skippare. Vediamo se le candele si possono ordinare effettivamente. Poi abbiamo i fogli con busta Diabolo
diavolo, vabbè, da 205 euro. Quindi per adesso veramente quello che costa meno e che forse possiamo ordinare sono le candele profumate. No, non mi fa ordinare online neanche queste. Scrigni profumati. Io adoro, adoro quando i brand di lusso danno nomi diversi ad oggetti di ogni giorno. Cioè tipo questo, tu la vedi e dici, cos'è, una candela? Sì, una candela. Non è una candela, poveraccio. È uno scrigno profumato, capito? Cioè io veramente adoro gli scrigni profumati Cartier Desert. Uno scrigno profumato capace di trasportarla istantaneamente di fronte a un orizzonte di dune riscaldate da un solo cocente. Da un solo? Da un sole, vuoi dire? Ma scusate, però c'è nessuno che controlla queste traduzioni. Come da un solo cocente? Vabbè, comunque fantastica questa, veramente c'è una descrizione di 10 righe per una candela che non si chiama neanche candela. Io veramente, cioè, ci vuole coraggio. Questo mare di sabbia dai solchi ondeggianti rilascia una scia soave, delicata, ambrata e avvolgente. La candela, ah no, ok, è una candela effettivamente. La candela è stata pensata per essere accesa da sola o insieme ad altre, ma va, con lo scopo di rivelare un panorama olfattivo unico, un panorama olfattivo, ragazzi, oddio, io adoro. Quando adesso vedremo una candela profumata, non andiamo a chiedere che profumo ha, ma qual è il panorama olfattivo di questa candela, vi giuro, candela, la prossima volta che vado da Yankee Candle gli chiedo qual è il panorama olfattivo delle candele, voglio proprio vedere. La sezione casa purtroppo non ci ha dato particolari soddisfazioni, perché appunto le cose che costano meno non sono acquistabili online. Proviamo a vedere strumenti di scrittura e cancelleria. Qui vedo penne che effettivamente potrebbero costare meno di 200 euro, ma su Cartier non è detto, magari c'ha 7000 diamanti nascosti all'interno e costa 500.000 euro, quindi non possiamo saperlo, vediamo. Ok, ragazzi, ragazzi, abbiamo trovato quello che costa di meno, però effettivamente non è un prodotto di per sé. Sono queste cartucce d'inchiostro che vanno però ovviamente utilizzate solo come ricarica per le penne di Cartier, e quindi qui dobbiamo fare un attimino una decisione, secondo me. O andiamo ad acquistare queste cartucce d'inchiostro blu che sono, allora non è detto in realtà, potrebbe esserci qualcosa che costa ancora meno, ma dubito, da 7 euro, oppure andiamo effettivamente a cercare un prodotto che sia intero, cioè che non sia solo una ricarica di un altro prodotto, perché così mi sembrerebbe un pochino di barare. Quindi appunto tra queste due scelte, in questo caso io preferirei andare a cercare effettivamente un prodotto che sia tutto intero, ok? Che sia utilizzabile, quindi appunto non variamo e lasciamo le cartucce d'inchiostro blu, nero e bordeaux da 7 euro. Poi abbiamo stesso identico discorso, spero di non pentirmi di questa decisione fatta, se no abbiamo il refill per la penna sfera, poi ci sono i converter a stantuffo, che non so che cosa sia, ma anche questo appunto è per le penne di Cartier, quindi anche questo sarà una parte della penna. Oppure c'è il flacone di inchiostro blu a 21 euro, però anche qui con il flacone di inchiostro, se non andiamo appunto a fare il refill nella penna, non ci facciamo niente. Effettivamente, per essere Cartier, quasi quasi mi sconvolge, forse perché sono ancora completamente in uno stato di shock dal prezzo di 400.000 euro di prima, e tutto questo video lo sto filmando in uno stato di shock praticamente. No, allora continuiamo, andiamo a vedere. Allora abbiamo, anche qui c'è il refill, ricarica per agenda, cioè refill, taccuino, foglia, righe, 115 euro ragazzi. Ricariche, ricariche, set di taccuini che appunto non è acquistabile, e poi arriviamo al portapenne che costa già 205 euro, quindi in realtà il prodotto unico che è acquistabile online continua ad essere la fascia in seta. Andiamo a questo punto a vedere la sezione profumi, che secondo me sarà quella dove troveremo l'oggetto che costa meno. Vedi tutte le fragranze, vediamo, non è detto ma secondo me sì.
Allora, 245. Vedo un profumo da 77 euro, ragazzi. Quindi, perché questi in realtà i primi che escono sono i nuovi profumi e costano 245, quindi sono è più della sciarpina di prima. Ma appunto, l'altro profumo vaporizzatore da 77 euro, quindi parte da 77 euro. Cioè, per 77 euro cosa mi danno il tappo? Fatemi capire. No, andiamo ad ordinare per prezzo più basso, intanto, e vediamo. Qui effettivamente, ragazzi, vedo dei prezzi normali. Allora, quello che costa di meno è il vaporizzatore Declaration deodorante rinfrescante vaporizzatore, che però non è acquistabile online, cioè me lo dà sold out. Quindi subito dopo abbiamo la crema per le mani La Panthère da 39 euro e La Panthère deodorante sempre da 39 euro. Poi abbiamo gel doccia da 40 e giù ad aumentare con il latte per corpo profumato da 52 euro, altro latte per il corpo da 52 euro, set cofanetto da uomo 63 euro. Che carino però questo set cofanetto così come regalo. Spray per il corpo 65 euro e continuiamo a salire e poi arriviamo appunto alla crema 87 euro e ai profumi che vanno dai 72 euro in su. Ok ragazzi, non ci sono tra l'altro praticamente altre categorie dopo quella di Art of Living profumi, quindi effettivamente abbiamo trovato appunto il deodorante rinfrescante che non è disponibile online e subito dopo c'è da 39 euro e questi sono prodotti effettivamente interi, cioè che si possono utilizzare, che non fanno parte di un pezzo di un altro prodotto, non è una ricarica per, ma è effettivamente un prodotto intero. Andiamo a vedere, allora possiamo scegliere a questo punto 39 euro perché appunto siamo alla fine del sito, altre cose non ci sono su questo sito e direi che possiamo scegliere tra la crema per mani ed il deodorante. Allora, visto che creme per le mani ne ho tantissime, io andrei ad acquistare questo La Panthère deodorante per ritrovare la sensualità del profumo La Panthère, un deodorante vaporizzatore, cioè praticamente se non ti puoi permettere il profumo ti diamo il deodorante. Allora, un deodorante vaporizzatore arricchito con estratto di aloe vera che dona una sensazione di comfort e di dolcezza. Wow, mi piace. Senza sali di alluminio, la sua formula assicura un'azione efficace per tutto il giorno e tutti i tipi di pelle. Ingredienti: alcol, cioè primo ingrediente è l'alcol, no vi prego, cioè non può essere così, cioè, l'ingrediente più presente in questo deodorante è l'alcol, vabbè. Non ho mai acquistato un deodorante di lusso, mi sto rendendo conto in questo momento, quindi andiamo ad ordinare questo, andiamo ad acquistarlo, aggiungi alla shopping bag e non c'è da pagare nessuna spedizione perché il subtotale è di 39 euro effettivi, quindi adesso procedo all'acquisto, vado ad inserire tutti i dati della mia carta di credito eccetera eccetera che per ovvi motivi non vi farò vedere e ci rivediamo qua mi sa tra qualche giorno, non appena ci arriverà il deodorante, vedremo tra quanto tempo mi arriva, come si presenterà il pacchetto e tutto quanto. Adesso ordino e ci rivediamo tra qualche giorno. Days later. Ragazzi, sono passati solo 2 giorni ed è già arrivato il nostro pacchetto da Cartier. Questo è il pacchetto, tolto solo l'etichetta, ovviamente con tutti i dati del mio indirizzo, per farvi appunto vedere esattamente tutto quanto così come mi è arrivato, soltanto aperto per capire se era effettivamente di Cartier perché dal mittente non si capiva. Questa è la scatola che troviamo all'interno del nostro pacco. Devo dire che non è assolutamente niente di speciale questa scatola, questa box, veramente veramente semplice, bianca, niente di che. E andiamo a vedere all'interno, ragazzi. Ah, aiuto! Eccola qui, vediamo subito la shopping bag di Cartier. Spacchettiamo il resto. Oh mio Dio, ragazzi, guardate che meraviglia! Qui c'è una busta, andiamo ad aprirla, è gigantesca. Ok, allora, ok, qui c'è effettivamente la fattura praticamente. Qui invece c'è... No, vabbè, bellissimo, ragazzi, c'è una busta, cioè questo era tutto gratuito, cioè il pacchetto, i bigliettini, no vabbè, è una busta con bigliettino firmato Cartier
completamente vuota, perché se si tratta di un regalo possiamo effettivamente andare a scrivere la nostra dedica su questo bigliettino, cioè questo fatto è bellissimo. Ah ok, questa invece è la classica, insomma, lettera d'acquisto dove Cartier, insomma, ti ringrazia per l'acquisto, eccetera, eccetera. No vabbè, meraviglioso, ma ragazzi, sono veramente rimasta nel vedere quanto sia bello il pacchettino, perché alla fine, cioè, abbiamo acquistato la cosa più da poveracci possibile, immaginabile. Mi aspettavo che lo lanciassero così, no, in realtà non me l'aspettavo questo da Cartier, però bisogna veramente notare che per 39 euro che abbiamo speso ci hanno fatto veramente un pacchetto meraviglioso, e in più abbiamo anche il bigliettino. Questo è il pacchettino regalo, ragazzi, che ci è arrivato, guardate che meraviglia. Apriamolo assieme. Devo dire che non è niente male come idea per un regalo, tipo anche natalizio, per un compleanno, anche solo un prodottino di Cartier della skincare, appunto, da 30 euro. Cioè hai veramente un pacchettino bellissimo e fai un'ottima figura, quindi ho come autoregalo, anche perché no. Ta-da! Eccolo qua. Allora, effettivamente la box è uguale, identica a quella che avevamo visto sul sito. Wow ragazzi, si sente già il profumo ed è buonissimo. Adoro. E questo è il nostro deodorante. Eccolo qua, Cartier La Panthère. Oh mio Dio ragazzi, è un profumo buonissimo, cioè... Non c'è niente da dire sul profumo, davvero, sa proprio di... è molto elegante, molto lussuoso, ha delle note davvero particolari che non so descrivere, ma mi dà proprio l'idea di salotto, di un pomeriggio in un salotto di lusso mentre provo scarpe, accessori, gioielli, non lo so, è veramente un... spruzziamolo un pochino. Oddio ragazzi, è buonissimo, ok? Non conosco il profumo Panthère, ma appunto so che mi piace un sacco, perché già il deodorante, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Oh, che dire, per 39 euro abbiamo ricevuto un pacchetto meraviglioso, la busta shopping di Cartier, come se effettivamente il nostro acquisto l'avessimo fatto in boutique. Pacchetto regalo stupendo, bigliettino da personalizzare dove lasciare la dedica, ed il nostro deodorante che appunto a me personalmente piace un sacco. Io penso che Cartier anche in questo modo abbia dimostrato di essere veramente un brand lusso, super super elegante e serio, che anche acquistando la cosa che costa di meno effettivamente ci hanno fatto vivere il lusso vero di Cartier. Quindi aspetto di leggere i vostri commenti, come sempre li leggo sempre sempre tutti 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 tutti. Spero che vi sia piaciuto questo video, se è così mi raccomando lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Io vi mando un bacio enorme, siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai 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 mancare? Venite qua che vi abbraccio fortissimissimo, e io vi aspetto domani alle 17:30 con un nuovo video. Ciao.